Il 9 gennaio del 1993 Jean-Claude Romain uccide la moglie, i figli, i genitori e tenta invano di togliersi la vita. Questo evento occorso in Francia colpisce l'immaginazione di Emmanuel Carrère, che scriverà poi su questa vicenda di cronaca un romanzo che io considero un vero e proprio capolavoro, che è L'avversario. Ora, va detto che Carrère fa un'operazione molto particolare rispetto a questo evento, perché decide di inserirsi all'interno di quel filone creato da Truman Capote con A sangue freddo, che è il racconto di autofiction, cioè l'inserire se stessi all'interno di un evento. È come se l'atto di indagine utile a costruire, diciamo, una documentazione per scrivere un romanzo non fosse più nascosto, ma l'atto stesso di indagare su una vicenda entrasse a far parte della narrazione. Ecco che il rapporto tra Carrère e Romain diventa esso stesso parte del romanzo. Questa cosa Carrère la rende chiara e manifesta già dalle primissime parole. Infatti l'incipit dell'avversario è questo. La mattina del sabato 9 gennaio 1993, mentre Jean-Claude Romain uccideva sua moglie e i suoi figli, io ero a una riunione all'asilo di Gabriel, il mio figlio maggiore, insieme a tutta la famiglia. Gabriel aveva 5 anni, la stessa età di Antoine Romain. Più tardi siamo andati a pranzo dei miei genitori e Romain dai suoi. Dopo mangiato ho ucciso anche loro. Ho trascorso da solo nel mio studio il pomeriggio del sabato e l'intera domenica, in genere dedicati alla vita familiare, perché stavo finendo un libro al quale lavoravo da un anno, la biografia dello scrittore di fantascienza Philip Dick. L'ultimo capitolo raccontava i giorni che lo scrittore aveva passato in coma prima di morire. Ho finito il martedì sera e il mercoledì mattina ho letto il primo articolo di Libération sul caso di Romain. Cosa fa qui Carrère? Ci dice subito le due vicende, quella di Romain, quindi del protagonista del mio romanzo, e la mia, non viaggeranno in maniera separata. Addirittura ci scandisce il tempo del massacro con il suo tempo di vita, cioè ci dice: mentre Romain uccideva la moglie e i figli, io ero in compagnia di un altro mio figlio, mentre io mangiavo lui uccideva i suoi genitori. È come se volesse subito dalle prime righe renderci chiaro che l'una cosa non si può dare senza l'altra, cioè l'atto dello scrivere è esso stesso storia narrata. Dopodiché questo romanzo è dolorosissimo, ma è anche bellissimo, perché ci fa entrare all'interno della psicologia di un impostore e di questa vita assurda costruita attorno a una menzogna per anni e anni e anni, facendo finta, adesso non voglio raccontarvi troppo, ma facendo finta di avere un determinato mestiere, truffando i familiari, insomma, questa impostura che si fa talmente grande da diventare poi in qualche modo irrisolvibile, tanto da costringere alla fine Romain a uccidere i suoi familiari nel momento in cui ormai l'impalcatura non sta più in piedi, nel momento in cui sta per essere scoperto e non sopporta l'idea di essere scoperto. Romain ovviamente viene imprigionato, ve ne parlo perché è un caso di cronaca, quindi so di fare spoiling, ma so anche che è un qualcosa di cui si è parlato in termini di cronaca, c'è stato anche un film con Daniele Auteuil. In carcere ovviamente comincia la redenzione di questo personaggio, che passerà attraverso una conversione religiosa, e quindi tutti i dialoghi che Carrère ha con questo personaggio in qualche modo poi verranno informati della fede che questo personaggio accoglie, sembra accogliere all'interno della prigione. Un romanzo del genere non è qualcosa di facile da raccontare per un autore, è qualcosa che in qualche modo lo costringe a interrogarsi, perché entrare all'interno della mente di un pluriomicida, di uno che ammazza la moglie, i figli e i genitori, cioè ammazza due generazioni, cioè ammazza ciò che lo precede e ammazza ciò che lo seguirà, che vuole cancellare quindi le tracce non solo di sé, tanto che tenta il suicidio, ma anche quelle da cui viene e quelle verso cui va, uccidendo anche i suoi figli. Ebbene, farci entrare all'interno di una psiche del genere è un'operazione molto pericolosa.
Eppure Carrel ci fa vedere come c'è possibilità di empatia, di comprensione umana persino per un essere di questo tipo. E allora sul finale Carrel si pone il dubbio di che cosa è stato davvero scrivere questo romanzo, e questo è il modo in cui ci consegna la sua ultima riflessione sulla scrittura dell'avversario. Mentre tornavo a Parigi per rimettermi al lavoro, non vedevo più ombra di mistero nella sua lunga impostura, ma solo una misera commistione di cecità, disperazione e vigliaccheria. Ormai sapevo che cosa accadeva nella testa durante le lunghe ore vuote trascorse nelle aree di servizio o nei parcheggi dei bar. Era una cosa che in qualche modo avevo vissuto anch'io e che mi ero lasciato alle spalle. Ma mi chiedevo che cosa accade adesso nel suo cuore durante le ore notturne di veglia e di preghiere. Ho svuotato il bagagliaio e mentre sistemavo per i prossimi 17 anni gli scatoloni dell'istruttoria in un armadio del mio studio, ho capito che non l'avrei più aperti. Aperta sulla mia scrivania rimaneva invece la testimonianza che Bernardo gli aveva chiesto di scrivere. Questa sì, con la sua retorica cattolica, mi sembrava davvero misteriosa, indecidibile nell'accezione matematica del termine. Sono sicuro che non stia recitando per ingannare gli altri. Mi chiedo però se il bugiardo che c'è in lui non lo stia ingannando. Quando Cristo entra nel suo cuore, quando la certezza di essere amato nonostante tutto gli fa scorrere sulle guance lacrime di gioia, non sarà caduto ancora una volta nella rete dell'avversario? Ho pensato che scrivere questa storia non poteva essere altro che un crimine o una preghiera.